così tutti veramente entusiasti intorno a Maura che è qui con noi per affrontare questa campagna. Una campagna che è partita veramente all'insegna dell'amicizia e della collaborazione, troviamo veramente un grande calore intorno a questa candidatura. Vogliamo tutti un gran bene a Maura come persona e soprattutto come amministratrice per le prove che ci ha dato in questi ultimi anni, 10 anni in cui Cremona ha avuto la possibilità di crescere tantissimo per il suo settore, il settore dei servizi sociali. Io non voglio farla tanto lunga, le ragioni della sua candidatura le abbiamo dette ripetute e ne siamo tutti convintissimi. Se siamo qui siamo per sostenerla e siamo per portare fuori dalle nostre riunioni, dai nostri incontri, verso gli elettori tutto il nostro entusiasmo, perché questa è un'onda che deve crescere e deve portare Maura in Consiglio regionale. Io do subito la parola a lei, eccola. Grazie Maria, grazie davvero a tutti voi, grazie per il vostro sostegno, grazie per l'amicizia, grazie per l'impegno che giorno per giorno in questo avvio di campagna elettorale sento crescere intorno a me e questo naturalmente mi fa molto molto piacere, grazie davvero. Dicevo, avvio di campagna elettorale, su cui tra l'altro pende questo interrogativo determinato dalla vicenda incredibile delle liste che hanno riguardato appunto la Lombardia e il Lazio, che evidentemente ingenerano grande preoccupazione per l'atteggiamento veramente superficiale, veramente poco rispettoso, irrispettoso delle regole, veramente arrogante dei nostri avversari politici, e creano preoccupazione anche sul futuro, perché poi non sappiamo bene come andrà a finire questa vicenda. Quindi chiaramente una certa preoccupazione rispetto a quanto sta avvenendo, ma proprio per questo, anche per la delicatezza insomma del momento che stiamo vivendo, noi dobbiamo casomai con maggiore impegno, con maggiore determinazione mobilitarci e proseguire nella campagna elettorale andando in mezzo alla gente, portando quelli che sono i nostri temi, i nostri contenuti. Il tema del lavoro, dell'ambiente, dei trasporti, della salute, quei temi che poi fanno parte della vita delle persone e su cui le politiche della Regione Lombardia, lo stiamo riscontrando concretamente, sono state fallimentari e stanno ingenerando grande insoddisfazione e grande frustrazione nelle persone. Quindi noi assolutamente dobbiamo con grande determinazione proseguire. E volevo dirvi che numerosi e fitti, insomma, calendari, che agende che ho steso, e in questi primi incontri che ho avuto l'occasione di fare sia coi circoli che con gli elettori, questa prima fase della campagna elettorale, le proposte che stanno alla base della nostra piattaforma, quelle a cui accennavo prima, stanno incontrando il favore, l'interesse, il consenso delle persone. La cosa trova grosso riscontro. Il fatto della difesa delle tematiche ambientali con molta decisione e anche e soprattutto l'idea che la Lombardia possa ripartire attraverso il discorso dell'economia verde, delle rinnovabili, che si intraveda un percorso possibile di sviluppo e di creazione di posti di lavoro, è qualcosa che ritrova riscontro e speranza nei confronti e negli incontri che fino adesso abbiamo avuto. Quindi
Questo lo volevo rimarcare perché mi pare che attorno finalmente a tematiche importanti che riguardano la piattaforma e la proposta politica ci sia consenso, insomma, ci sia interesse. Poi per carità si riscontrano anche le difficoltà e le consapevolezze, perché non è che siamo così ingenui da pensare che le cose possano andare a gonfie vele o siamo degli ingenui ottimisti. Sappiamo tutti che ci sono grandi difficoltà, c'è la consapevolezza della sfida che è durissima, ma io credo che ci siano anche proprio tutte le condizioni, ci siano le condizioni per una ripresa di interesse, per avvicinare persone che magari si erano allontanate anche dal nostro partito e dalla vita politica. Insomma, ci sono le condizioni per un rilancio della nostra iniziativa politica. Di questo sono veramente profondamente convinta. Sono qui a dirvi, a chiedervi di cercare di fare il possibile per contattare tantissime persone, per lanciare messaggi positivi, per cercare insieme, perché è qualcosa che possiamo fare assolutamente insieme, di fare davvero di questa campagna elettorale un'occasione di rilancio e per guardare avanti, perché noi non possiamo pensare, perché non è così, che questo territorio sia diciamo ormai appannaggio del centrodestra. Non è così, e noi dobbiamo dalle regionali in poi iniziare un percorso per recuperare, per rilanciare la nostra iniziativa e rafforzare la nostra presenza e tornare a vincere alle amministrative. Guardate che non c'è tanto tempo, dobbiamo prepararci da subito, e la campagna elettorale che impostiamo conta soprattutto su questo elemento. Ce lo siamo detti tante volte, conta sulle risorse umane che sappiamo mettere in campo, sulla voglia, sulla disponibilità che abbiamo di rincominciare attraverso il porta a porta, attraverso i presidi, attraverso il contatto con la gente, la disponibilità ad andare sui mercati come stiamo facendo, a trovare ogni occasione per parlare con le persone e comunicare quelli che sono i messaggi che stanno al centro della nostra proposta. Questa cosa la possiamo fare solo insieme se siamo convinti, se crediamo in questo progetto, e io credo che ce la faremo, insieme ce la faremo. Grazie.